siamo nella sede di Roma di Gicomania. Sono qui per mostrarvi l'unboxing del kit da 4 pollici per l'YJ della Rugheriggia. Ora andremo a vedere nel dettaglio come è composto il kit, i costi e più o meno quello che occorre per avere un lavoro pulito sulla vostra Jeep. Nel kit base vi verranno fornite le 4 balestre, di cui 2 anteriori e 2 posteriori. Su quelle posteriori sono già installate i cunei per ruotare il ponte e far lavorare l'arbro posteriore con un'inclinazione molto più dolce, e 4 ammortizzatori che sono della lunghezza giusta per essere alloggiati sulle torrette originali degli ammortizzatori dell'YJ, e vi verranno fornite anche le 4 U-balls che sono più lunghe delle originali per ospitare la balestra che, avendo più foglie, è più spessa. E il set di boccole in poliuretano che servono per dare più stabilità alle balestre, e il kit per sia anteriore che posteriore per rilocare le barre panarde, che a vostra scelta potete decidere se installarlo o no, visto che anche senza le panarde, con un kit rialzo del genere, il mezzo sarà molto più che stabile. Ora vi mostrerò più da vicino cos'è che caratterizza queste balestre della Rugheriggia. Come state vedendo dalle immagini, la balestra anteriore ha 3 fogli più il foglio madre, mentre la posteriore ha un foglio in più che le conferisce più stabilità. Un'altra caratteristica di queste balestre sono il fatto che hanno delle cravattine sulla parte anteriore e la parte posteriore, che rilega tutti i fogli insieme al foglio madre. Questo fa sì che quando la macchina è in twist o vengono sollecitate più di tanto le balestre, non tendono a sfogliarsi. E questo avviene anche per il fatto che tra un foglio e l'altro ci sono dei tamponi di poliuretano. Un'altra caratteristica molto importante di queste balestre è il fatto che hanno il riccio anteriore con una lieve curvatura. Questo fa sì che quando le balestre lavorano quasi in positivo, il foglio madre non tende a snervarsi. Questo kit che vi ho appena mostrato al momento è in offerta e viene circa 900 euro. Comunque vi metto il link preciso in descrizione. E compreso nel kit viene offerto in omaggio anche un portadocumenti della Rugheriggia e 2 maniglie da rollbar. Come vi ho già detto, questo è un kit base e per completare l'installazione occorre soltanto abbassare la piastra del cambio per far lavorare meglio l'albero. Ma se abbiamo necessità di un mezzo più performante, che tutti i componenti lavorano nel modo corretto, occorre comprare altri componenti che ora vi mostriamo. Dallo sterzo, quando si rialza un mezzo, come in questo caso con kit da 4 pollici, è molto importante riportare la T-Road a lavorare il più parallela possibile al terreno. Per far sì che questo avviene, basta installare una Pitman curva come questa che vi sto mostrando, che serve per abbassare il punto di attacco della T-Road e farla lavorare di conseguenza più parallela alla barra d'accoppiamento. Questo componente viene circa 100 euro finito ed è disponibile nel nostro store. Ultima cosa, ma non meno importante, è l'installazione dello York Slip Eliminator e dell'albero a doppio snodo, che vi mostro nel riquadro qua in alto. E come vi dicevo, per installare questo kit rialzo basta abbassare la piastra del riduttore per far lavorare l'albero posteriore con minore inclinazione. Questo però non è il metodo più corretto, perché così facendo tutti i livelli dell'olio cambio riduttore lavoreranno spazzati e i supporti del motore anteriore lavoreranno sotto sforzo e a lungo andare potrebbero anche rompersi. Per ovviare a questo problema basta installare gli Hot Slip Eliminator, che non è altro che una flangia con un tricorno che verrà installato sulla parte posteriore del vostro riduttore, sul quale verrà poi installato l'albero a doppio snodo. Con quest'ultimi componenti il kit rialzo sarà completo, di conseguenza la nostra Jeep sarà funzionale e prestazionale al 100%. E visto che tutti gli organi meccanici lavoreranno nel modo corretto, sarà anche più duratura nel tempo. Spero di avervi detto tutto e di esservi stato d'aiuto. Se avete delle domande, potete farle nei commenti del video. In qualsiasi caso, nella descrizione vi lascerò tutti i link per acquistare il kit rialzo. Se questo video vi è piaciuto, spolliciatemi un like e iscrivetevi al canale.